quando io ho cominciato ad andare al confine dall'inizio della crisi, cioè anzi, ho cominciato a interessarmi della crisi all'inizio, che è avvenuto a fine agosto 2021, cioè subito dopo la caduta di Kabul, con le immagini strazianti che abbiamo visto, no, della gente attaccata ai voli cargo. Non era difficile immaginare che dopo poco sarebbero arrivati qua in Europa, o così o in un'altra maniera. Infatti, il primo gruppo di 35 persone, fine agosto quell'anno, pochi giorni dopo appunto, si trovava nei boschi tra la Polonia e la Bielorussia. Nel circo mediatico è sparito in poche settimane, e io ho cominciato a utilizzare i social per avere più notizie, cioè tramite Facebook, tramite Instagram, seguendo inizialmente, semplicemente seguendo e scrivendomi così, prima con i reporter, poi con delle persone che vivevano lì, poi delle persone che sono diventate degli attivisti. E così mi sono fatta una rete di informazioni che non trovavo più sui giornali. E poi sono andata con Diego Bianchi a novembre lo stesso anno a fare un reportage a novembre, ed era la prima volta che andavo lì, perché lì non si poteva entrare, non si poteva entrare nella zona rossa in nessuna maniera, e come diciamo pseudo reporter giornalista ho capito un attimo, ho cominciato a capire e studiarmi come potrei semmai arrivare. E ho capito che l'unica maniera era quella di farlo di nascosto, cercando di essere più invisibili possibile. E successivamente ho cominciato a raccontare a Marella già questa mia cosa che stava nascendo nella testa. E il muro, hanno cominciato a parlare del muro subito, 3 mesi dopo della crisi, ma poi stiamo parlando fondamentalmente di un pezzo di terra dove passano poche persone, cioè non è niente in confronto a quello che succede in Italia. Tu non puoi costruire un muro così costoso e enorme, no? Disboscando un bosco antico per poche centinaia, migliaia di persone. È assurdo. Quindi quella cosa che... Cioè era assurdo per sé costruire un muro, ok, d'accordo, ma non era proprio giustificata questa azione così. In più tutto avvolto in un mistero. E più questa cosa era misteriosa e impossibile da raggiungere, più nella mia testa nasceva la voglia di in qualche maniera di raccontarlo. Ma non il muro, perché il muro per sé non è, cioè, è una scusa per analizzare la mia ossessione e diciamo i muri del passato che si legano a quelli di oggi. Certo, la vera domanda è che cosa ci abbia forse insegnato la caduta del muro di Berlino, che sembra ormai così lontana, cioè non soltanto di 34 anni, ma sembra ormai passati quasi secoli, visto che oggi Aspetta, secoli, continuiamo a aspetta, un attimo fare. coi secoli. Io sono nata nel 79, 10 anni prima della caduta del Esatto, muro, no, dico, sembra quasi che quindi siamo passati molti più anni, perché oggi per voi, per continuiamo. me no. Cioè, per me no, è lì la differenza. Cioè, io ho vissuto i primi anni della mia vita dall'altra parte del muro e anche dopo, perché non è che poi una volta deciso che avevano abbattuto il muro di Berlino, poi il giorno dopo, no, è stata una cosa graduale. La mia vita e di tutte le persone che io conosco, con quale sono cresciuta, era determinata da quel muro. Perciò l'idea di un muro per me era scioccante. Forse mi sbaglio, però i reportage, i documentari impiegano molto più tempo, nel senso chi va a fare un reportage finalizzato appunto poi ad un documentario, ci mette molti più giorni. Voi avete concentrato tutto in pochi giorni ed è davvero un carico di emozioni enorme. Volevo sapere. Quando, cioè, come avete deciso, cioè, quando avete deciso, basta, torniamocene, andiamo a casa. Il viaggio è avvenuto esattamente così come nel film. Siamo partite, siamo arrivate alla casa della mia nonna, quella dei capelli rossi. E per me era finito quando, ancora prima di entrare in centro d'accoglienza al confine ucraino. Cioè, per me
quella era la fine della mia storia. Cioè, sapevo cosa avrei visto. Infatti non lo sto raccontando molto. Quelle immagini dell'accoglienza dei rifugiati ucraini che abbiamo visto tantissime volte, io sapevo cosa avrei visto oltre quel cancello, diciamo. E ancora prima di entrare ho capito e ho detto, ok, perfetto, finisce qua.